Zombie apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video vlog parecchiericcio, scusate. Allora, dunque, come state? Spero bene, spero che stiate passando una bella estate, anche un po' rovente, però vabbè, che ci possiamo fare, questa è l'estate che stiamo affrontando, e vabbè. E dunque, io fino adesso stavo continuando a fare girare video così e colà, però alcuni video non mi sono piaciuti, li sto riprovando a riregistrare adesso. E niente, come vi va la vita? A me bene, insomma, mica tanto. Sto aspettando che mi aggiustino un telefono, ma ancora niente di fatto. E chissà quando mi arriva il telefono, speriamo presto, perché allora ho lo Xiaomi, ma c'ho anche questo iPhone 7. Vabbè, non se ne frega niente, non ce ne frega niente con cosa sto registrando, però per dirvi il fatto che mi trovo meglio con Samsung, ma mi piace anche molto l'iPhone. Quindi finché non torna il Samsung, ritornerà il Samsung, registro con l'iPhone. Vabbè, niente, lo Xiaomi mi trovo bene, ma non come questo, perché questo registra tutto alla perfezione, benissimo. E che dirvi? Nulla. Oggi ho fatto un sacco di cose, sono andata a fare un sacco di commissioni, non vi ho portato con me, ma vabbè. Pazienza, sto cercando di stare più nella vita reale che nei social, perché questo dobbiamo fare quando vogliamo un po' staccare dalla vita reale. Possiamo anche andare sui social, basta che però stacchiamo un attimo la spina e poi rientriamo nella vita reale, ovviamente. Allora, per dircela tutta, io oggi mi sono dedicata un po' a mia nonna, come giusto che sia, e poi mi sono dedicata, scusate se mi tocco dappertutto, ma c'è un caldo che si schiatta. Io ho chiuso tutto perché si sentono rumori a destra manca, non capirete niente se apro tutto, perché c'è chi schiamazza o chi vabbè, schiamazzano perché sono tutti educati, almeno sotto casa mia, però tra rumori, sbattute di portone delle auto, porte delle auto e cose, vabbè, insomma un sacco di rumori che fastidiosissimi. Quindi ho chiuso tutto quanto per questo, sia le tapparelle che il vetro, perché sono, sì, lo so, voi mi direte, ma così ci muori di caldo? Pazienza, che vi devo dire, niente. Allora, io sono, mi mettete qua seduto sul mio bel lettone, un po' sfatto, ma perché c'è caldo, ragazzi, non me la sento di stare sempre lì a rifarlo. Mi stufo anche un po' dopo un po', e poi anche voi siete stufi di vedere sempre il mio letto mentre lo faccio. Quindi oggi ho voluto fare un argomento un po' più diverso da quello che poi, vabbè, ho appena detto che il letto non lo faccio, e infatti in effetti non voglio rifarlo, neanche ho l'intenzione di volerlo rifare. Lo rifarò stanotte, però mi corico, oppure lo lascio com'è, non ci interessa. Parlaci di altro. Bravissimi, mi piacete quando mi chiedete di parlarci di altro. Come è il trascorso oggi la giornata? Allora, primis sono andata al cimitero perché dovevo salutare i miei defunti, ovvero mia mamma e mio nonno. E poi, tutto sommato, sono andata a fare la spesa, ma abbiamo preso poche cose, una focaccina, ovvero una focaccia. Per me, per saziarmi un po', perché un po' langurino, un leggero langurino. E poi ovviamente sono tornata a casa. Da lì mi sono guardata un po' di Barbara Palombelli, e ho cenato, ciao, sono già alla cena io. Ho pranzato, il minestrone è rimasto ieri, molto buono, molto squisito. Ho fatto con fagiolini e patate e basta, e verdurine, queste verdurine già belle pronte, belle fatte, tutto quanto. E, insomma, un minestrone semplice, sì, sincero.
No, oggi non riesco proprio a parlare. Prendetemi così per come sono, perché non riesco a parlare, non so. Vabbè, quando mai io riesco a parlare bene? Non ce n'è mai una. Già, vabbè. Quindi, niente. Quindi, che dirvi? Allora, sì, ho mangiato del minestrone e poi, vabbè, a parte quello abbiamo avuto un caffèuccio, tutto lì. Alla fine... me ne sono un po' coricata, sono andata poi in camera a coricarmi, ma ho dormito poco, pochissimo. Ho solo chiuso gli occhi appena, così, senza pensare a niente, ai problemi della vita, che non ce n'è, già ce n'è abbastanza, però chiudiamo questo discorso che è meglio, chiudiamolo, però senza pensare alle troppe stupidaggini vabbè. Niente, comunque, senza pensare a troppe cose che non vanno nella nostra vita, ho chiuso un attimo gli occhi senza problemi e niente, per dormire un po'. Ho fatto il mio semplice riposino, tutto lì. Sì, è vero, parlo troppo e parlo troppo poco, però ora è vero che dovrei sapere cosa dire quando sono di fronte alla telecamera, ma... Mi piace parlare libera, senza farmi un copione. È vero, se uno non... vabbè. Se uno si fa il copione è troppo... non è spontaneo. Se uno si fa il copione è più professionale, più professionale. Ma io a sto punto non so se farmi un copione, ragazze, perché molti mi dicono, ma sì, fattelo, così almeno riesci meglio nei tuoi video. Boh. A me piace più andare a braccio. Quando abbraccio, in che senso? Parlarvi col cuore, più spontanea, più leggera, più come si dice a Roma? Vabbè, non per imitare i romani perché non mi interessa, però più scialla, più tranquilla. Ecco tutto, più scialla, niente. E che dire? Siete incastrati comunque al bastone del selfie, quello che ho comprato ai cinesi. E come mi ci sto trovando? Piuttosto bene, benissimo, già. Nulla, sto pensando di stare più costante qua a fare video su YouTube, ma anche più costante su TikTok e più costante anche su Instagram. Ma come faccio? Non lo so perché sono troppo... Come dire, troppo... sì, scusate la lingua, ma ho gli angoli della bava che fanno schifo. Non ve lo potrei neanche dire, non ve lo potrei, non ve lo dovrei neanche dire, ma aspettate un secondo, torno subito. Vi lascio in suspense senza mettere pausa perché mi dà fastidio stare lì un attimo solo, scusate un attimo. Allora, ecco, ho trovato un fazzolettino che avevo in borsa. Allora, è un po' schifoso da dire, però siccome io bevo poco, come si formano sempre qui all'angolo della bocca una cosa schifosissima e antiestetica, e quindi mi munisco sempre di questo. Sì, lo so, è brutto da dire e da vedere, però se non mi pulisco con questo sembra che cosa, che niente, non so quante pippe mentali mi faccio. Però è la verità. Quanti problemucci mi faccio? Niente. E per dirvi che, vabbè, lo so, siamo tra amiche, ci sarà anche qualche ragazzo che mi guarda, però... Che mi guarda, qualche ragazzo, ragazza, non lo so. Sì, ragazzi senz'altro. Però anche ragazzi che mi guardano, quindi... Non vorrei essere... volgare o oscena, quindi... Preferisco... Vabbè, lo sarò lo stesso. Non me ne può fregare di meno, ma... Per dirvi la verità. Comunque... Stringiamo che già siamo troppo. Allora, che dirvi? Sì, sono stata bene in questi giorni. Perché io non sto più facendo nei video su YouTube o anche su TikTok e Instagram? Perché sono più immersa quasi quasi nella vita reale che quella pubblica, che quella pubblica dei social. Pubblico, social, quello che è. Sì, vabbè, anche la vita dei social è come un po' la vita della
la vita reale, quella privata, è anche un po'. Non è tanto privata, vabbè. Non so come spiegarvi. Mettete un attore o una youtuber tra un attore e una youtuber. Adesso non voglio fare questi due paragoni perché non c'entro una mazza, ma io direi che quasi c'entrano. Non lo so, non mi so. Non saprei. Quindi vi metto tra una youtuber, uno youtuber, una youtuber o due attori e due attrici in competizione. Dunque, a confronto, può essere. Se voi, secondo voi, e ribadisco, secondo voi, la vita privata tra la vita virtuale, eccetera, sono la stessa cosa, stessa identica cosa? Secondo me sì, perché già vi dico che la vita virtuale e la vita privata reale, sarebbe a dire, un po' si sanno le cose in giro, soprattutto se è un paesino piccolo come il mio, tipo Palau. Palau è storico per quanto è bello. Non so se si è conosciuto in tutto il mondo Palau, ma non ne vedo. Vabbè, c'è Palau che è esotico, tipo ai tropici Palau, già si sa. Oppure Palau, Sardo, della Sardegna. Io che penso di sì, che lo conoscono tutti Palau. Il sardo, perché c'è allora, nei tempi antichi Palò si chiamava Palò, appunto Palau, e anche adesso lo chiamano Palò, tipo alla francese, alla François. Vabbè, comunque, a parte questi piccoli preamboli che sto mettendo, questi giri di parole, cosa volevo dirvi? Che non mi ricordo più la mazza, vabbè, non ho cancello nulla di questo video, come riesce esce, ragazzi, già ve lo dico perché mi sto un po' perdendo, pazienza, ve lo dico. Sono tanto questa chiacchierata, sempre videovlog e chiacchierata. Poi ci sarà il momento in cui uscirò in giro con voi. Mi troverete un po' a disagio perché in giro io mi sento sempre un po' strana a telecamera in mano, cioè non a telecamera in mano, col telefonino in mano a riprendermi mentre la gente mi guarda un po' tutta oscena, come si può dire, cosa fai col telefonino, cosa non fai, dove stai andando, con chi parli. Prenderanno come una scema, ma a me piace fare i video, quindi che vi devo dire? Niente. A parte quello, sì, mi vedrete anche nei video vlog, non come questo, da seduta qua, ferma di fronte a voi, ma anche in giro per Palau, nel mio stesso paesino, come, non come qua a casa, proprio dal fuori, in esterna sono qua, ma anche fuori di casa, sì, vabbè, ci siamo capiti. Fuori tutta un'altra cosa che all'interno della casa. Comunque, fuori di casa è tutta un'altra cosa perché siamo di più all'aria aperta. Cos'altro dirvi? Se sentite rumore sottofondo di televisione, mia nonna si guarda Tramara a proposito. Che dirvi? Sì, ragazze, è vero, dovrei fare più videovlog oltre agli ASMR, ma qualche volta portavi più gli ASMR. E per quanto riguarda la vita privata e reale e non virtuale, non lo so, stavo pensando anche di portarmi le mie giornate, quelle private, le mettere in virtuale, cioè su YouTube, come fanno tante altre ragazze, non lo so, ci sto pensando perché avrei anche questo progetto in mente su YouTube, progetto, capirai che è progetto, però avrei in mente di portarvi un po' di più nella mia vita privata, perché so che piace molto questa cosa. È vero, non è molto guardato il videovlog a sé stante, quello bla 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 bla, parlo di qua, vi sto portando con me, bla 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 bla, oggi faccio questo, oddio, mi è successo quell'altro, oddio, che disgrazia, oh qua, vabbè, no, a parte le disgrazie, bandiamole però. Quello ogni tanto succedono, non è che ce le attiriamo, però è la verità. Oppure, che ne so, oddio, cosa mi sarà mai successo perché sono sparita di qua, di là, da Instagram, da YouTube, quella, là, vabbè, insomma, un esempio stupido che vi sto facendo. Ci sono tanti YouTuber che fanno così, non per mettere, chissà, per dirvi di quale tipo di
argomento che voglio dire. Ma per esempio, ci sono youtuber che fanno tipo questi titoli un po' curiosi. Io non voglio copiare nessuno, anche se metterò sempre titoli a casaccio, ma me lo rimangono nel mio bel angolino, ovvero senza dar fastidio a nessuno. Però, se qualcuno volesse prendere spunto anche da me, non mi dispiacerebbe. Non che io sia questa gran bravura di youtuber, perché non mi sento così tanto brava. Sono solamente me stessa e cerco di essere quella che mi sono sempre sentita, ovvero nel mio piccolo faccio quello che posso, porto i contenuti che mi riesce meglio a me. Meglio. Non mi voglio svalutare, ma non voglio neanche darmi non lo so, ragazze. Fate voi, ma io ho in mente di fare sempre tante belle chiacchierate con voi, ma anche solo portarvi dei video di trucco come anche molte altre le stanno facendo. Sì, lo so, i miei soliti trucchi sono quelli che non sono nulla di che, però a me piace e ve li porterò lo stesso. Quindi, se voi mi assecondate in questa cosa, ve ne sono veramente molto, ma dico molto grata. Ciao. E nulla. Poi. Aspettate un attimo. Allora. Quindi, che mi stavo a dire? Non mi ricordo più una mazza. Sì, lo so, questo video lo questo video, ciao, questo video lo vedrete così com'è, perché non ho intenzione di tagliare una mazza. E quindi, non lo so, mia nonna tanto mi sta chiamando perché c'è la promessa, ma me lo guardo in un altro momento. Un altro momento che poi manco c'è, però pazienza. Cosa vi stavo dicendo? Che ho intenzione di portarvi tanti videoblog e trucco anche quello e anche tanti video no, no, non è ASMR accantonate un attimo l'ASMR video di reaction ai trucchi che faccio io oppure no che reaction che sto dicendo no, cancellate quello che ho detto fate finta che non l'abbia neanche detto. I video di non reaction ma i video di come si chiama quelli? Il primo impression anche di paletta che ho già usato anche se non l'ho mai adoperata ovvero mai usata perché è vero alcune palette non le ho manco usate non ne ho avuto il tempo e a volte neanche la voglia perché avevo dei momenti no devo dire la verità ragazzi avevo dei momenti no e quindi in questi momenti no ho detto no ci non mi trucco. Scialla, me ne sto libera, struccata come un vampiro, come una smortizia e pazienza. Ora ci sono dei momenti che io preferisco stare senza trucco e far respirare più la pelle. È così. Già. Quindi, niente. Io adesso vado e ci vediamo in un altro video. Se vi va appunto seguitemi su TikTok, lo so che lo ribadisco sempre, però ci tengo a ribadire che mi piace parlarvi anche di là, se mi volete seguire sono su TikTok, Melania Beauty Makeup, credo, non mi ricordo, se mi ricordo vi metto il link, se no non lo so come fare, cercherò un modo per dirvi di seguirmi anche, lo metterò negli short come mi chiamo, ok? Su TikTok. Se mi ricordo come cavolo il link il nickname di TikTok. Instagram invece sono, me lo ricordo benissimo, sono youtuber Melania trattino basso 8. Ok? Ascoltatemi bene. Youtuber Melania trattino basso 8. Ok? Bene, allora, per l'ultima cosa, seguitemi anche su Facebook e a parte questo, se vi fa piacere, mettete un bel like al video perché il video è giunto alla fine, non voglio fare troppo deviarvi oltre e ci vediamo, ciao, a un prossimo video, ciao, commentate qua sotto, ciao ciao, buona giornata.